Benvenuti al sud, preso d'assalto dai turisti, Castellabate, il piccolo borgo del Cilento, reso famoso dal film diventato il fenomeno cinematografico dell'anno. Arrivano anche con i pullman per visitare i luoghi del set. Preso d'assalto dai turisti, Castellabate, piccolo borgo del Cilento, reso famoso da Benvenuti al sud, fenomeno cinematografico dell'anno. L'inviata è Felicita Pistilli. Benvenuti al sud, ovvero benvenuti a Castellabate, un borgo medievale che ricorda l'entroterra toscano, se non fosse per il mare. Colpiscono i vicoli, curatissimi e lontani da qualunque stereotipo sul meridione, e ci si sente un po' tutti Claudio Bisio nella finzione cinematografica, sbarcato qui da Milano con tanti pregiudizi e costretto a ricredersi. Oh mia bella Madonnina, che te brille e te lontana. Perché mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caldo, invece prima la posta la portavano i cammelli. Addirittura erano bei qui. Benvenuti a Castellabate e benvenuti ai turisti. Tanti arrivano addirittura coi pullman in pellegrinaggio sui luoghi del set. A turisti a Castellabate? Sì. Per vedere cosa? L'ambiente in cui hanno fatto il film. Cosa volete vedere? Al centro le poste. Ma lei lo sa che le poste non ci sono in realtà, sono un bar? No, non lo sapevamo. Un po' di delusione forse, ma una foto è comunque d'obbligo. Ogni cetrino ha un angolo da mostrarci o un aneddoto da raccontare. Ero qui e ho partecipato anche come interprete nel film. Che parte ha fatto? Ho fatto la parte del zingaro. Soprattutto nei weekend, qui è un via vai di curiosi, una manna per ristoratori e albergatori che in questo periodo, negli anni scorsi, avevano già chiuso, e arrivederci alla bella stagione. Sì, si vocifera che a dicembre qui avremo il pienone, ma non solo dicembre, gli alberghi già hanno avuto le prenotazioni per l'estate prossima. Tra questi vicoli c'è chi ipotizza anche un boom del mercato immobiliare. Intanto il cartello affittasi compare su una finestra immortalata nel film. Mi hanno mandato apposta per farvi lavorare, quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie.